Mister, la partita di domani non ha bisogno di presentazioni. Come ha vissuto la squadra l'avvicinamento di questo incontro? No, beh, sapendo le difficoltà che andremo ad affrontare, sicuramente è una partita sentita da tutti, perché comunque il derby i nostri tifosi l'aspettano per tanto tempo e quindi vogliono vedere sicuramente una partita dove nessuno molla. Quello se l'atteggiamento della squadra deve essere quello di non mollare mai, di vincere tutti i contrasti, di vincere i duelli, perché sarà molto importante anche quello. Sappiamo anche che il Novara è una squadra dove ha valori importantissimi per questa categoria, anche giocatori di categoria superiore. Però sappiamo che comunque questa è una partita che dà stimoli a tutti, sia a noi che a loro, perché è una partita dove è molto sentita. Il Novara era partito per fare un tutt'altro campionato, ora si ritrova invece in un momento di grande difficoltà. La tensione quindi anche per questo motivo sarà molto alta. Che partita si aspetta? No, ma noi dobbiamo essere sempre gli stessi, con lo stesso atteggiamento, l'atteggiamento che comunque ci ha contraddistinto in tutte le partite che abbiamo fatto, con il nostro credo. Normale, noi dobbiamo avere un rispetto per gli avversari perché questa è una squadra, come hai detto tu, costruita per stare in classifica, non in quella posizione, ma in una posizione molto più alta. Quindi sicuramente anche per loro giocare questa partita è ancora più stimolante. Lì dobbiamo essere bravi, dobbiamo essere sereni, tranquilli, però giocare come la pro sa. Mister, proprio come diceva prima Vittorio, no? La questione che Novara aveva iniziato il campionato con tutti gli altri obiettivi e poi è andata come è andata, il fatto che loro non vincono dal 21 ottobre, il fatto che insomma hanno avuto un avvio di stagione diciamo per nulla confortante, non c'è il rischio che sia più la Provercelli quella che ha da perdere? Può essere, cioè, perché la tua domanda è quella giusta, è quello che poi dopo alla fine ai miei giocatori questa settimana ho detto, perché sono le partite dove se non con la testa non fai le cose giuste, non hai la concentrazione alta, non hai quel piglio giusto dal primo minuto, perché mi posso aspettare che loro partono forte, perché lo possono fare. Quindi l'andamento della partita poi dopo dura 95 minuti e noi dobbiamo essere bravi comunque, bravi a leggere le situazioni della gara. Ci sarà un momento in cui dobbiamo soffrire e si soffrirà sicuramente perché hanno dei valori importanti, però nel momento in cui noi dobbiamo attaccare, dobbiamo essere tosti nei duelli, lì dobbiamo andare. Giù, freno a mano, andare. Ciao mister, Massimo Gatta di Gattacato. Due curiosità. La prima è sembrato, vedendo la partita con la Carrarese, no? La voglia che ci ha messo la squadra, è sembrato di rivedere una squadra che si divertiva in campo finalmente. È così. No, questa è una squadra dove naturalmente il risultato ti dà tanto, perché nel momento in cui hai avuto dei risultati un po' negativi, l'autostima comunque viene un po' a mancare, sicuramente la preoccupazione del risultato, però questa è una squadra matura, una squadra, anche se è molto giovane come squadra, è una squadra matura, ha saputo sempre reagire in qualsiasi difficoltà. Perché anche nel secondo tempo a Piacenza ha avuto una reazione importantissima, dove anche col Pontedera in casa ha avuto una reazione importante. Quindi quando vedo che la mia squadra ha questi tipi di reazioni non mi preoccupa, perché vuol dire che è sempre con la testa nella partita. Quindi che poi si divertono anche in allenamento.
corrono e si divertono. Questo è bello. E un'altra cosa è l'importanza della partita, è sentita, è un derby, però il fatto che si giochi a Novara però senza pubblico, quindi neanche senza pubblico avversario, potrebbe essere qualcosa che nei tuoi dia più tranquillità, nel senso di affrontare questa partita senza pensare che sia un derby. No, ma poi dopo ormai è un'abitudine giocare senza nessuno allo stadio, quindi sarebbe stato molto molto bello vedere uno stadio pieno, come noi all'inizio del campionato, subito la prima in casa, vedere magari tanta gente allo stadio. Purtroppo il Covid ci blocca, quindi dobbiamo stare così, sperando che prima o poi la gente possa ritornare di nuovo a vedere le partite, perché poi dopo il pubblico ti dà stimolo, ti dà ancora quella voglia di fare qualcosa in più, nei momenti di difficoltà ti può dare una mano, ci sono tanti motivi quando il pubblico c'è, però ormai è un'abitudine e dobbiamo essere bravi anche in quello. Hai detto tosti nei duelli dell'attaccare, praticamente è il sud del sud del sud del tuo Vangelo, perché tosti nei duelli vuol dire si marca tutto il campo, si gioca l'uno contro uno, ma attaccare, creare occasione da gol, quindi la squadra ha la prestazione, vuol dire che succedono entrambe le cose. La mia domanda è questa. Non è rivolta soltanto a te, ma questo tipo di calcio che vogliono Gasperini, Juric e Modesto non chiede un po' troppo dal punto di vista muscolare ma anche mentale dei giocatori? Chiede di più? No, sicuramente è tutto dettato di quello che fai dall'inizio del lavoro. Quando li porti all'abitudine di lavorare, i giocatori poi neanche se ne accorgono quello che fanno, perché poi dopo l'intensità che gli dai è quella, e poi è tutta abitudine. Se mi abituo ad andare piano, vado piano. Se mi abituo ad andare forte, il giocatore va forte. Che poi dopo infortuni, se tu parli dei muscoli, infortuni muscolari in tutte le squadre cioè, esistono, anche chi va piano o chi va forte. Quindi gli infortuni fanno parte del gioco. Poi in inverno è ancora più marcata la cosa, perché comunque con le temperature così fredde c'è sempre il rischio, però noi continuiamo con il nostro credo. Penso che la squadra si esprime molto bene in questo modo, perché accettano veramente di stare uno contro uno o di andare ad aggredire forte l'avversario, perché anche i ragazzi mi hanno dato questo modo di giocare, perché se non accettavano questo tipo di calcio è normale che ero il primo a prendere gli accorgimenti. Mister, questa settimana abbiamo sottolineato tutti che Pau è stata una gran bella operazione di mercato per la Provaceri. Tu riprovi un giocatore che conosci, lo porti già nel gruppo Novara, di convocabile? Sì, Teo ora farà parte del gruppo. È un giocatore che conosciamo, anche il direttore comunque è da s'estate che gli siamo andati dietro, poi non siamo riusciti perché il ragazzo ha scelto di andare in B, però adesso che c'è stata l'opportunità, anche con fatiche non da poco, però il direttore è stato bravo a portarlo a casa, perché è un giocatore con caratteristiche importanti per questa squadra. Diverse probabilmente dagli altri che c'erano già? Molto diverse, perché lui è molto più dinamico, è un giocatore che comunque ha quella cattiveria importante in mezzo al campo, è bravo sull'uno contro uno, legge bene le situazioni, è un giocatore che in questa squadra può fare buone cose. Domenica scorsa contro la Carrarese si è vista, cioè o meno si è avuto spiegazione della pressione della Provercelli, no? Delle giocate precedenti, perché quando la Pro
adesso non è ancora magari al top con inizio stagione, però insomma completo in una forma fisica importante, insomma però mette in difficoltà gli avversari. Quindi vedendo la contro Canarese si è capito perché a dicembre c'era stata quella flessione, cioè infortuni e assenze varie. Però la presenza di Zerbin, il calcio uno sport di gruppo, i singoli non sempre fa la differenza, però il fatto che ci sia Zerbin permette alla Pro di ottimizzare tutto, mi dà questa impressione. Ma vogliamo dare responsabilità magari grossa al ragazzo, però insomma. Ma è giusto che sia così, se no non, della morte se non trova la giocata non facciamo gol, se Zerbin non trova la giocata non procuriamo il rigore non facciamo nero gol, se Commi non fa le cose giuste è normale che lì davanti le giocate ci stanno. Io non, è dettato tutto dal modo di giocare, poi dopo ognuno di loro ha caratteristiche e noi cerchiamo di sfruttare qualsiasi caratteristica, perché qualsiasi squadra che sia in Lega Pro, che sia in Serie B, che sia in Serie A, ha giocatori lì davanti che trovano tutte le giocate, quindi, ma al di là di questo, del gioco, chi sta lì davanti è normale che noi chiediamo di andare nell'uno contro uno, di saltare l'uomo, cioè, il calcio è questo, il calcio è bello lasciare liberi dei giocatori dove ti possono creare dei problemi. Se Zerbin prende la palla e dribbla tre persone e fa gol, io non sono uno che dice no, devi passare la palla, no, dribbla, se sai dribblare puoi dribblare, quindi ogni caratteristica di ognuno dei giocatori è normale che porta vantaggi sia alla squadra che all'allenatore che alla società e a tutto il resto, no? Perché i risultati poi è normale che i giocatori, quelli con più talento, tirano fuori delle situazioni molto importanti. Io sono d'accordo con lei sul fatto che davanti ci devono essere dei giocatori che sono in forma e credo che si sia visto, io ho scritto e sono convinto, ho visto una prova migliore nel primo tempo con il Livorno che una domenica con la Carrarese, non l'abbiamo concretizzata. No, tante volte magari uno pensa al dato fisico quando le prestazioni le fai però non arriva il risultato, allora uno si attacca al dato fisico. Io non mi attacco al dato fisico perché non ci credo e in più sono situazioni che si vengono a creare, ma ci sta che si vengono a creare le situazioni. Con Livorno al primo tempo abbiamo fatto una partita straordinaria, non siamo riusciti magari a concretizzare. Se concretizzi qualcosa porti a casa, è normale, però nel calcio esiste, cioè, sono i momenti che va e i momenti che non va. Poi dopo è normale che è dettata tutto come il piglio della squadra. Io con la Carrarese ho visto una squadra che 11 giocatori andavano a 200 all'ora e questo ti fa fare la differenza. Noi abbiamo questo tipo di piglio. Poi diventa più bello perché comunque si esaltano le proprie caratteristiche, provano delle situazioni dove magari non hai quel tipo di timore in più, più sono liberi di testa e più i calciatori vanno. Poi dopo è normale che il risultato ti dà sempre più autostima, più voglia di lavorare, più voglia di migliorarti. La stessa cosa succede a me, è normale che sia così. Perché poi dopo tutti noi vogliamo vincere sempre, perché la vittoria è quello che ti dà più gratificazione del lavoro.